Ai miei tempi, quando andavo a scuola io, esisteva ancora la scuola pubblica. È passato tanto tempo, ma non ho più dimenticato quei giorni. La mia classe, i miei compagni, i professori. Il professor Federici, il filosofo, era quello che ci lasciava più sbalorditi, più scossi, perché sapeva tutto. Finita la lezione, potevamo fargli qualsiasi tipo di domanda. Professore, che cos'è il presente? E lui rispondeva. Il presente è il punto in cui il futuro si trasforma in passato. Non ho capito, professore. Il presente è il passato del futuro. Lei crede nell'esistenza del bene e del male? La chiamava la palestra. Il bene e il male non esistono in se stessi. Ciascuno è l'essenza dell'altro. Su tutto ci esercitava a dare un giudizio definitivo. E nei presentimenti? Chi crede ai presentimenti trascura sempre tutti i casi in cui non si sono avverati. E cosa vuol dire, prof? Tutto è vero, ma circostanziale. Lei non pensa che qualche volta non la capiamo quando parla? Sì, ma sono stato sempre consapevole che ogni sistema linguistico è difettoso e arbitrario. Quindi le piace insegnare? Insegnare a chi non sa è un'opera di misericordia. Uscivamo nell'intervallo con la testa che ci sembrava una pentola a pressione. Ma professore, lei crede nel matrimonio? Il difficile non è vivere con gli altri. Il difficile è capirli. L'intervallo era il momento delle chiacchiere e io chiacchieravo con tutti. Mangiando, scherzando e ridendo, imparavamo a riconoscere gli altri e noi stessi. A quei tempi la nostra mente era una spugna e ho imparato tante cose anche in quei 10 minuti di pausa. E mi ricordo di quel giorno, eravamo tutti di buon umore. Nell'ora di attività libera in laboratorio abbiamo preparato uno scherzo all'aiutante, Rocco. Abbiamo anche girato un video su quello scherzo e a riguardarlo morivamo tutti dal ridere. Anime? I dessa tider finns det flera viktiga frågor vi bör ställa oss. Lo scherzo era in un filmato che abbiamo trovato in rete. Un concorso fasullo per eleggere l'eroe dell'anno. Si inseriva la foto del vincitore e il gioco era fatto. Att de svaga rösterna kommer till tals istället för att skrämmas till tystnad. Jag kan tala om hur. Det finns en människa vi kan tacka för allt detta. Det är denna människa vi kan tacka för nya perspektiv. Det är denna människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. Det är denna människa som ger oss ett alternativ till likriktning och kortsiktighet. Det är denna människa vi kan tacka för att en vanlig dag kan bli en stor dag. En dag då vi reser oss ur tv-soffan och säger: jag har ändrat uppfattning. Det finns bara ett ord som ger denna hjälte. Tack. L'ultima ora era interminabile e salutavamo tutti con entusiasmo la campanella di fine giornata.
Ritornavo a casa con la testa piena di tutto quello che avevo sentito, fatto, detto. Mi cambiavo rapidamente e poi affrontavo sempre con appetito il pranzo e con allegria la solita domanda che la mamma mi faceva tutti i giorni. E allora cosa hai imparato oggi di bello a scuola? Io la guardavo e sorridevo.